Grazie. Allora, la review di oggi è dedicata a due prodottini Essence, questi qui, che sono due prodottini di nail care, quindi comunque di protezione delle unghie, delle cuticole, eccetera. Ve li recensisco insieme perché sono due prodotti che utilizzo in combo. Lo sapete, io le chiamo shot review e di solito sono di un prodotto. Però quando magari ho due prodotti, magari della stessa linea che utilizzo insieme, quindi in abbinamento proprio, li inserisco lo stesso come shot review, ecco. Perché comunque per me è un unico, cioè è un abbinamento che utilizzo insieme, quindi li recensisco appunto insieme. Sono dei prodotti che io ho avuto modo di testare per diversi mesi, li ho acquistati appunto da diverso tempo ormai, quindi utilizzandoli costantemente, adesso posso dirvi cosa ne penso. Fanno parte della linea Studio Nails e hanno un costo veramente, economico, perché comunque questa crema qui, che è una crema, si chiama Moisturizing Cuticle Cream, ha un costo di 2,49 euro, mentre questo olio qui per cuticole ha il costo di 1,99 euro, se non erro, e li utilizzo appunto in abbinamento. Adesso vi dico come. Allora, veniamo intanto a questa crema qui, che è una crema appunto per cuticole, che è arricchita da vitamina E, pantenolo e oli idratanti. Ha un quantitativo di 15 ml di prodotto e una scadenza di 6 mesi dall'apertura. Allora, è una crema, appunto, scusate, è caduto il tappo interno, per cuticole con all'interno appunto ha il suo, io l'ho lasciato comunque, la sua protezione, la sua carta di alluminio per proteggere il prodotto, io l'ho lasciata perché lo preferisco, sembra che diciamo mi mantenga in maniera migliore il prodotto, quindi per evitare che prenda aria tutte le volte che l'apro. È una sorta di burro, nel senso che non è proprio una crema, è molto più densa. Ve la faccio vedere, è molto più corposa come potete vedere, cioè non è proprio una crema liquida, è molto più solida, quindi proprio burrosa. L'effetto, come vedete, si nota proprio che è più burrosa come prodotto, si vede proprio dall'effetto, e ha un profumo buonissimo di albicocca. Allora, io come l'applico? L'applico praticamente, allora all'inizio lo utilizzavo tutte le sere, devo essere sincera, adesso 3 volte a settimana, quindi un giorno sì, un giorno no. Ovviamente la potete tranquillamente utilizzare tutte le sere, anzi meglio, perché comunque vi idrata ancora di più le cuticole, soprattutto se soffrite di giro cuticole secco. Io la uso proprio come impacco, ecco perché lo applico la sera, perché col fatto che la notte comunque state ferme con le mani, non avete necessità chiaramente di lavarvi le mani, eccetera, non toccate niente perché dormite. In questo modo, applicandole la sera, ha un'azione molto più importante, quindi molto più intensa e efficace, diciamo, rispetto a che applicarla di giorno, dove chiaramente andrebbe via subito il prodotto. Allora, io ne prendo un pochino e lo applico proprio a mo' di proprio impacco intorno alle cuticole, così. Ne applico un po'. Quando vedo che il giro cuticole è proprio idratato da questo burro, passo all'altro dito e lo applico appunto nel giro cuticole così per bene. E lo lascio così, proprio in posa, in modo tale che si assorba per bene durante la notte. Quindi una volta che ho lavato i denti, che so di non lavarmi più le mani, applico la crema così e vado a dormire. La mattina è completamente assorbito, quindi non vi ritrovate, diciamo, residui, eccetera. Poi lavate tranquillamente le mani, fate la doccia, eccetera, eccetera. Quindi anche se nel caso fosse rimasto un pochino di prodotto, leggero, leggero, il giro cuticole, poi se ne va. Però troverete tranquillamente il giro cuticole super, super, super idratato. Questo devo essere sincera, che veramente mi ha stupito, ed è ciò che appunto mi ha stupito, perché per 2,49 euro veramente un prezzo economico, ecco, non mi sarei mai aspettata di trovare un prodotto così efficace, quello sì. Quindi, appunto, come vi ho detto, io lo applico così, si assorbe, come vedete, ecco, l'ho già applicato, quindi comunque non è che vi lascia quella sensazione di appiccicoso, unto, assolutamente. Lui si assorbe piano piano e poi la mattina non lo trovate più. E il giro cuticolo è veramente idratato, quello, cioè, è una cosa veramente visibile subito dal primo utilizzo. L'altro prodotto invece in questione è questo qui, che appunto è un olio per cuticole, questo
qui. E si chiama appunto, appunto olio proprio per la protezione delle cuticole, anche questo serve per ammorbidire. Allora, io lo utilizzo non per questo applicatorino qui, e anche questo ha una profumazione molto fruttata, quindi comunque di albicocca, arancia, eccetera. E allora io vi dico come questo dice la spiegazione, che è un olio secco specifico per mantenere le unghie e le cuticole morbide ed elastiche. Infatti c'è chi lo utilizza proprio per, diciamo, per, cioè prima della manicure, quindi comunque per ammorbidire le cuticole, per spingerle, eccetera. Io non lo utilizzo in quel modo, nel senso qualche volta, più che altro io lo utilizzo appunto come la mattina, quindi la sera applico appunto il burro, eccetera. La mattina, quando appunto prima di uscire, eccetera, siccome io non sono tanto amante delle creme mani, nel senso io non ho ancora trovato la crema mani perfetta per me. Io odio quella sensazione di unto sulle mani, quella oleosità delle mani che non se ne va, e spesso e volentieri le creme che ho provato per le mani mi hanno dato sempre questa sensazione. Però siccome soffro di mani secche, cioè di pelle secca appunto nelle mani, e quindi soprattutto nel giro cuticole, preferisco la mattina, magari per evitare di darmi la crema, però mantenere le unghie comunque ben idratate, prima di uscire applicarlo. Quindi lo potete utilizzare anche proprio appunto per rimuovere le cuticole, perché ammorbidendole vi facilita la cosa quando fate, quando state per fare la manicure, eccetera, eccetera. Io lo applico nel giro cuticole. Così, ne applico un bel po' e poi lo applico anche sotto, quindi non dimenticatevi mai, ragazze, questa parte sotto qui. Quindi lo applico su tutte le unghie per bene, sia sopra che sotto. Massaggio un pochino, questo si assorbe perché è olio secco e comunque mi mantiene le unghie ben idratate, quindi le cuticole ben idratate per tutta la giornata. Questo, diciamo, è proprio perché io soffro, ecco, di giro cuticole piuttosto secco. Ecco questo, cioè, ecco l'utilizzo che faccio io di questi due prodotti. Ovviamente vi dico una cosa: quando tipo la crema, per esempio, questa qui, non la utilizzo, cioè cesso di utilizzarla, smetto di utilizzarla un paio di giorni prima, per esempio quando faccio la ricostruzione, no? E devo andare a fare il refill, eccetera, la interrompo 2 giorni prima per evitare di, hai anche l'olio, nel senso per evitare che le unghie siano parecchio idratate e quindi il gel non aderisca bene alle unghie, quindi io un paio di giorni prima non le utilizzo. Cerco di comunque mantenere le unghie ben, diciamo, non troppo, ecco, oleose, in modo tale da far sì che la ricostruzione avvenga nella maniera, diciamo, più precisa possibile, quindi più e aderisca perfettamente il gel all'unghia. Questo è quello che faccio io, ragazze. Mi sono piaciuti un sacco, devo dire, entrambi i prodotti. Non me lo sarei mai aspettato visto il prezzo, però devo dire che veramente, veramente, veramente ottimi. Quindi io ve li straconsiglio, nel senso, se capitate in un stand essence, provateli. Quindi avete bisogno di un paio di prodottini economici per le unghie, provateli, fatemi sapere, ragazze, come vi ci siete trovate. Se li utilizzate lo stesso, fatemi sapere come li utilizzate voi e se vi ci siete trovate più o meno bene. Io vi mando un grosso bacio come sempre, ci rivediamo come al solito al prossimo video. Ciao ragazze!